Zeus, io sono un peccatore. Non ho mai cercato di negarlo io. Però non ho peccato tutti i giorni. E allora perché tu mi punisci tutti i giorni? Bestie sono quelle. Giasone! Tu sei Fineo? Sì. Prendi il mio braccio, che io non ti vedo. Non indietreggiare. Zeus mi ha dato il dono della profezia, ma io ne ho fatto cattivo uso e perciò mi ha accecato. E poi mi ha mandato le arpie a tormentarmi. Giasone, ascoltami. Stammi a sentire. Gli dèi mi hanno ordinato di dirti tutto ciò che tu vuoi sapere. Però gli dèi sono stati perfidi con me. Neanche loro possono opprimere tanto un uomo, perché quest'uomo si ribella. E io dico, Zeus, incenerisci pure con una saetta, fammi ingoiare dalla terra, ma io ti sfido. Scatena pure su di me la tua collera, Zeus, ma io mantengo ciò che ho detto. Giasone, ti dirò quello che vuoi sapere solo se pagherai il mio prezzo. E qual è il tuo prezzo? Liberami dalle arpie che mi tormentano. Se è Zeus che gli ha mandato le arpie, è un sacrilegio intromettersi. Ma questo è il mio prezzo. E noi lo pagheremo, Fineo. Tu diventerai padrone delle arpie. Yeah.
a tagliare! Prendete del legno e fate una gabbia. Ecco a te, sfamati. Pesce arrosto per te e vino. Allora, Fineo, noi abbiamo fatto ciò che tu volevi. Che cosa volevate sapere? La via per la Colchide. Bisogna passare attraverso le Simplegadi. Dirigete a Maestrale e ci arriverete in 5 giorni. A Maestrale? Dopo le Simplegadi dirigete a Libeccio e poco dopo avvisterete la Colchide. Ma quali dei vi proteggono? Nessuno ormai. Non passerete le Simplegadi. Ma cosa sono le Simplegadi? Lo capirete quando le vedrete. Io vi posso dare solo questo. Non è molto per quello che avete fatto, ma non ho altro. Se non puoi fare altro per noi, addio. Che gli dèi siano pietosi con voi. Fineo, d'ora in poi saranno loro a vederti banchettare e a chiederti gli avanzi. Buon appetito!